8880551. Se lo ridici, vabbè, continua la chiamata. Allora io vi invito, questi stanno lavorando, è una concessionaria. Adesso magari può saltare un appuntamento. Pronto? Pronto, Angelo? Sì. Ferrari, sono Giampiero Galeazzi. Ciao Giampiero! Sono a Milano, Angelo? Sì. Allora, volevo proporti di venire a mangiare qualcosa con me al Vecchio Porco. Ti aspetto sotto la radio alle 14:10. Va bene. Roberto? Dimmi Giampiero. A te non te lo dico perché so che sei impegnatissimo per il tuo compleanno, che tra l'altro mi devi pure scusare se domani sera non posso venire alla tua festa. Quella che farai con Anthony, che fai ogni anno, che gli scrocchi la cena con la scusa del compleanno. Ma quando va? Ecco, scusami Roberto, domani sera non posso venire, ho il battesimo del figlio di mia sorella. Ma non si fanno i battesimi alla sera? No, però mia sorella vuole battezzare il pupo di sera. Dove vai? Il prete di sera si piglia la metà dei sorti, no? La metà. È il parroco di Torbaiari, che è una persona squisita. Come si chiama? Si chiama Don Fava. Don Fava. De giorno vuole 4 milioni per battesimo, la sera si piglia 120.000 lire. Alla faccia, meno della metà. Ferrari, a sapello tu via a battezzare le tre di notte. Quando dai, per favore, davvero. Che con 50 carte da cavalli. Non sono così manina come loro. Comunque, Angelo, stasera ci sarò anch'io al concerto di Madonna. Io ho l'accredito Rai, siamo io e Marco Scivoli nel parterre. Sì. Detto tra di noi, a me sinceramente Madonna mi fa schifo. Madonna, non mi piace. Ma è bravissima. Però è un evento troppo mondano per non esserci, no Angelo? Vero? Oh, scusatemi, scusate il cellulare. Scusate un secondo, ragazzi. Vai pure. Pronto? Chi? Pronto? Sì, che non ti sento bene, chi sei? Oh, carissimo Alessandro Greco! Grande, come stai? Oh, ho visto la puntata dell'altro giorno con Albano, sì, con Alba Parietti dall'altra parte. Beh, grande come al solito, eh. Furore, dara, furore. Oh, sai che se stavo a casa, le indovinate tutte, quando fate quelle prove, indovinare 10 canzoni, io dalle prime note, vengo, sicuro, Che c'è? Ah, il concerto di Madonna, sì. Hai tre biglietti. Ti vuoi aggregare a noi? Guarda, no, io Alessandro non sono in Italia. Sono in Polinesia. Sto in vacanza in Polinesia la settimana, scusa un attimo, In Polinesia. Sì. Cinsedon, Laimat, Catruffri nell'Elias. Hakuna Matata. Hakuna Matata, Aloha. Sì, come ti dicevo, stavo parlando col cameriere qua dell'albergo. Ti dicevo, sto in Polinesia, c'è stata la gara di canottaggio. Finto. Ecco, mi dispiace, non possiamo andare insieme al concerto di Madonna. Pensa, che peccato, è un evento unico, mannaggia, pure me. Pure sta gara che me l'hanno piazzata adesso sarebbe stato bellissimo, guarda. Sì. Io Alessandro Greco della zona VIP del Foro d'Assago. Sì. Alessandro, comunque dai, vai da solo, non ti preoccupare, chiedi a qualche collega, Ennio Vitanza, Bruno Pizzo, insomma ce ne stanno tanti. Anzi, ho sentito dire che Madonna verrebbe volentieri come ospite a una puntata di Furore. Addirittura! E dai Madonna, Alessandro! Furore! Coraggio Alessandro, fatti avanti! Dai Alessandro, proponiti con Madonna! Dai, le potenzialità ci sono! Vai medico, vai che ce la può fare! Ciao Alessandro, ti chiudo, ciao! Ma vaffanculo, ma che Madonna stasera te fa la scoreggia in faccia! Ciao belli!